Siamo in linea con il sindaco di Cene, Giorgio Valotti. Allora, sono arrivati dei cittadini stranieri nell'ex colonia del Montebue. Lei ha scritto sui pannelli elettronici del comune di non essere stato informato preventivamente. Come ha saputo dell'arrivo di queste persone? Beh, l'arrivo delle persone l'ho saputo perché eravamo in preconsiglio al movimento, perché stasera ho il consiglio comunale e abbiamo visto un pullman bianco che andava verso il Monte Bob, per cui saremo anche consiglieri comunali buzzurri della Lega, però abbiamo capito che c'era qualcosa che non andava. Anche perché il mattino il prefetto mi aveva chiamato dicendo che avevano messo l'occhio su quella struttura che è di proprietà vescovile. E ho detto, vabbè, se è idonea dovete mandare su a verificare, ma nessuno mi ha detto che mandava in su gli extracomunitari, o meglio, cittadini stranieri come ho chiamato, ieri notte sono andato alle 10 e qualcosa, finito il preconsiglio, e mi sono reso conto che c'erano su già ospiti, penso che siano nigeriani, c'era un mediatore culturale, ho chiesto, ma quanta gente che c'è qua? Ma non lo so, come non lo sai? Dico, stai preparando le liste per le camerate con nome e cognome? Allora mi ha fatto parlare con il buon presidente, che avevo già conosciuto il pomeriggio perché era suo assieme ai vigili del fuoco e all'altra gente per verificare l'idoneità degli impianti. Io ho detto, io voglio sapere che sia tutto idoneo, poi per me per dimensioni 50, 100, 200, quello che compete alla struttura come superficie e come volumi. A un certo punto vengo a sapere che poi ne arrivavano una seconda tranche, e la seconda tranche in numero l'ho saputo stamattina facendo la somma fra quelli di ieri alle 10 e quelli di stanotte a mezzanotte. Dico stamattina al capo gabinetto, almeno chiamare il sindaco a dire guardi che abbiamo anticipato, ve li mandiamo stasera, mi sembrava il minimo. Io dico, io sono orgoglioso di essere nato in una famiglia che mi ha inculcato l'educazione. Ma telefonata non costava niente, però sta bene, probabilmente si va avanti così. Questo è il futuro di questi giovani che sono su in un ghetto, bella struttura, però sono a 4 km dal capoluogo, Cene, chiamiamo capoluogo del paese, e se è questa la carità cristiana che gli si vuol dare, io mi dissocio completamente. Tra l'altro questa sera c'è consiglio comunale e ha invitato i cittadini a partecipare. Certo, ho invitato perché mi sembrava giusto, perché qualche cittadino ha messo in giro la voce che io ero consapevole, non è vero, ho registrato numericamente le telefonate che mi ha fatto al mattino, quelle del pomeriggio, e nessuno mi ha detto che arrivavano né ieri né quanti ne arrivavano. Penso di essere una persona seria, trasparente e leale. E non ho bisogno di sotterfugi e strani per dire che sapevo o non sapevo. Cosa pensate di fare adesso? Ma niente, cioè, guardi che il folklore è una cosa che non mi è mai piaciuta. Però dico, queste sono le situazioni. Vedremo qui. Il fatto è questo, che si sta improvvisando da un governo centrale alla periferia, che si passa ai prefetti che sono gli esecutori, anche loro che sono nella stessa barca, che non sa più che chi gale fa, detto in bergamasco, per arrivare poi a questi qua che non è certo questo il sistema di accoglienza. Ma se sta bene loro io non posso dire niente. Io ho una mia visione personale della vita che bisogna dare agli altri, diciamo, all'ospite, che non è certo questa qui.